Ciao e benvenuti. Oggi parliamo di Evo Drumsticks. Lo so che ve ne ho già parlato in un altro video, ma oggi vi voglio parlare di queste bacchette qua che sono tutte uguali. Sono tutte quante 5A, ma come vedete dai colori. Ma come potete vedere dai colori, sono tutte diverse. Perché vi voglio parlare di queste bacchette e perché queste bacchette sono tutte diverse? Perché praticamente la Evo Drumsticks fa una cosa molto figa che non tutti fanno, cioè fare bacchette con quattro tipologie di legno diverse, che dopo vedremo bene quali sono, ma soprattutto oggi vi voglio spiegare qual è la differenza di legno, perché hanno caratteristiche completamente diverse, hanno durabilità, pesi, colori e cambia veramente tanto da una bacchetta all'altra. Paolo di Evo, che tra l'altro ringrazio per avermi mandato queste bacchette, me le ha mandate tutte uguali, sono tutte 5A, completamente identiche, ma vedremo che hanno caratteristiche diversissime. Quindi prima cosa voglio partire dalla bacchetta normale, diciamo la bacchetta normale che tutti conosciamo, il legno che tutti conosciamo è l'Hickory. L'Hickory è questo qua, è un legno come potete vedere abbastanza chiaro, e io ho capito che era Hickory perché in ogni bacchetta c'è sempre scritto il tipo di essenza, cioè il tipo di legno, e la finitura. L'Hickory è il legno per eccellenza, di solito tutte le bacchette che vediamo anche in commercio sono fatte in Hickory. Ma perché? Perché l'Hickory è un legno molto versatile che comunque possiamo usare a fare qualsiasi tipo di genere, dai generi più soft fino al black metal, e poi più che altro è un legno abbastanza elastico e dura tanto, magari pian pianino si sfalda, però non è un legno di quelli che si rompe. L'Hickory ha la figata che pian pianino si sbriciola, cioè se voi guardate le vostre bacchette in Hickory vedrete che pian pianino si consumano. Queste durano tanto proprio per quello, perché anche quando sono un po' consumate, quando sono tanto consumate, comunque le possiamo continuare a utilizzare lo stesso. Però in realtà, allora, l'Hickory, ok, è una figata come legno, è molto bello e va veramente molto bene, però comunque è giusto sapere, secondo me, che non è l'unico legno con cui possiamo fare le bacchette. Ce ne sono almeno altri tre che vedremo adesso. E perché dovremmo cambiare legno? Perché dovremmo provare legni diversi? Perché io ho provato, sono stato un'ora più o meno a suonare la batteria e a cambiare le bacchette, a cambiare i legni, e effettivamente si ha, a parte un suono diverso perché ogni bacchetta ha il proprio tipo di suono, ma soprattutto è una questione di sensazione, si hanno sensazioni diverse. Se io ho un legno più duro, più morbido, più elastico, meno elastico, più pesante, meno pesante, provare con legni diversi è proprio una sensazione diversa. Senti nelle mani qualcosa di diverso. Adesso passiamo a quella che sicuramente tutti voi volete sapere che cavolo è questa, cioè la bacchetta di legno scuro. Questo legno qua, che è un legno africano, si chiama Ovangol, giusto? È un legno molto molto resistente, quindi ha una durabilità veramente alta, ma è meno elastico dell'Hickory, infatti questo è più duro. Devo ammettere che con questa bacchetta qua, quello che vi dicevo prima della sensazione si accentua tantissimo, cioè quando si suona con questa bacchetta si ha una sensazione diversa, è proprio come suonare un'altra cosa, è diverso. Questo tipo di essenza qua a me piace tantissimo. Perché? Perché a me piacciono i suoni scuri. Con questa bacchetta qua enfatizziamo molto quel tipo di suoni, soprattutto sui piatti, anche sui tamburi, però soprattutto sui piatti andiamo a sentire veramente che il suono cambia. E adesso voglio dire questa cosa: per capire se una bacchetta suona più scura, più chiara, come suona, io di solito per provarla non la provo sulla batteria, la provo sul pad. Il pad, ad esempio, prendo il mio pad, si vede il coso, quindi non è una bella cosa, quindi lo giro un po' così. Alla fine ha un suono molto secco e ci fa sentire bene come suona una bacchetta. Quindi se io suono con l'Hickory ho un certo tipo di suono, se io suono con l'Ovangol sentite che il suono è completamente diverso, a parte che ha un rimbalzo diversissimo, ovviamente non lo potete percepire questa cosa, voi potete sentire solo il suono, ma il rimbalzo che ha l'Ovangol è completamente diverso, si sente proprio che il legno è molto 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 più duro, infatti vibra molto di più quando suoniamo con l'Hickory
molto meno. Adesso parliamo di calpino e frassino. Partiamo dal frassino, finitura sempre cerata come piace a me. Questa qua è una bacchetta che ha un sacco di pro, perché per prima cosa è economica, quindi già vince. E comunque ha una durevolità, dura tanto. Per chi è questa bacchetta? Di solito la si consiglia o a chi magari comincia, che quindi non vuole spendere tanto per una bacchetta e quindi prende una bacchetta in questa finitura che comunque va benissimo, e a chi studia, cioè se abbiamo una bacchetta del genere per studiare va benissimo, perché ci dura tanto, il prezzo non è eccessivo, quindi non è per niente male. Invece per quanto riguarda il calpino, calpino e frassino teoricamente più o meno si assomigliano, anche se a me il frassino è piaciuto di più, ma vabbè. Questa bacchetta qua è più da jazzisti o da generi un po' più tranquilli, metallari, panchettoni, rocchettari, questa no. Prendete un altro tipo di legno. Spero di avervi chiarito tutto bianco. Spero di avervi chiarito un po' le idee sui vari tipi di legni. Magari qualcuno di voi, come me in realtà, fino a qualche tempo fa non conoscevo tutti questi tipi di legni qua. Quindi se avete qualsiasi tipo di dubbio, mi raccomando, scrivete qui sotto nei commenti. Vi ricordo soprattutto però che è ancora attivo il codice sconto GasTubeDrums per queste bacchette. Quindi su tutti gli ordini che farete, tra l'altro la figata è che se acquistate un tot di bacchette avete la spedizione gratis in qualsiasi posto d'Italia. Vabbè, quando state per pagare aspettate un attimo, mettete il codice sconto, poi cliccate invio e automaticamente vi toglierà il 10% dal totale. Quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di andare sul sito GasTube a leggere l'articolo, dove ci sono un po' di cose in più, alcuni dettagli che per video non ho detto perché sennò sarebbe durato 6 anni e mezzo e vi avrei rotto le scatole tantissimo. Quindi vi leggete l'articolo e trovate tutto quello che volete. Seguitemi mi raccomando anche su Instagram e su Facebook e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.